Perché domani è la festa di Halloween? È la festa di Halloween? La festa è la festa di? Allora, questo che cos'è? Fantasma! E il fantasma? Vola! Vola! Gli zombie si e poi? Fanno la linguaccia! Fanno la linguaccia! E fa paura! Bene. Questo invece è la? Strega! E la strega è buona, la strega! No! Non è buona cattiva perché mangia bambini! Chi è? Il vampiro! Che mangia sangue e mele! Mangia le mele fa sangue! Le mele mangia? Mangia solo sangue! Oh, adesso attenzione! Questa invece che cos'è? Zucca! Col cappello, così con gli occhi, il naso e fiocchetto! E chi lo sa perché ad Halloween il simbolo è la zucca? Perché fanno le facce mostruose. Mostruose. E poi cosa si fa con la zucca? La zucca si mangia. Si traveste. No. Si mangia. Il cappello, il ragno qui, gli occhi, il naso, la bocca e il ragno qui e il fiocchetto. Ecco. E allora adesso... Adesso vi racconto perché Halloween. La zucca di Halloween. Jack è un gran bevitore di birra. Una sera in un bar incontra il diavolo che lo vuole condurre all'inferno. Jack rifiuta e gli propone di bere con lui. Per pagare la consumazione, il diavolo si trasforma in una moneta che Jack mette subito nel suo borsellino. Ma il diavolo protesta. Allora Jack gli fa promettere di non importunarlo più. In cambio, lascia la moneta su una sedia. Passano gli anni e Jack muore e va direttamente in paradiso. Ma non essendo stato bravo durante la sua vita, non viene fatto entrare. All'inferno il diavolo mantiene la sua promessa e non lo prende per stare tra le fiamme. Jack si trova completamente al buio e per rischiarare la strada, vuota un'enorme zucca e chiede al diavolo un po' di brace e la mette dentro. Da allora Jack vaga nelle tenebre con la sua lanterna accesa. Ma che cos'è Halloween? Il 31 ottobre è il giorno di Halloween, la festa delle streghe e delle fate. I bambini mascherati vanno di casa in casa a chiedere un piccolo dono con la tradizionale domanda: dolcetto o scherzetto? Le streghe si arrabbiano con chiunque chiuda la porta senza aver dato alcuna caramella al bimbo che ha bussato. Affinché la festa sia completa, bisogna decorare la casa con zucche, ghirlande, ragni, gatti neri, fantasmi e lune piene. Le zucche sono indispensabili e vanno messe sul marciapiede o in giardino e la sera si accende la candela che è all'interno. La zucca accesa tiene lontani gli spiriti della notte. Per i popoli celti la festa annuncia l'arrivo dell'inverno. Halloween significa vigilia di tutti i santi.